Buon pomeriggio, siamo giunti al quinto minuto di gioco, ancora 0-0 fra Pavia e Como, una delle chance più importanti per la formazione lariana di staccarsi dal fondo classifica dopo un inizio di campionato piuttosto deludente. Di fronte c'è un Pavia reduce dall'importante vittoria sul campo del Pergo Crema, una vittoria che ha fruttato alla squadra una boccata d'aria. Il Pavia ha 4 punti in più rispetto alla formazione lariana. Il Como arriva in formazione d'emergenza allo stadio Fortunati, mancano come sapete Ardito, Maggioni, Magli, Morandi, Rudi che ha subito problemi al crociato oltre a quelli che aveva già avuto legamenti in precedenza, fuori anche il secondo portiere Ciappessoni, era in dubbio fino all'ultimo, salta l'incontro anche Fortunato per una contrattura al bicipite femorale. Andiamo con le formazioni partendo dai padroni di casa, Pavia in campo con Facchino, Daffara, Ferrini, Carotti, Caidi, Tarantino, Beretta, Tattini, Ferretti, Guadalupi e Del Sante. Risponde il Como con Castelli, Licata, Franco, Conti, Botta, Gomez, Badalta, Riva, Rossini, Cozzolino e Maa. Carlo Garavaglia ed Ezio Brevi portano in panchina Restelli, Fautario, Ambrogetti, Romani, Villar, Bardelloni e Scardina, mentre il tecnico del Pavia Andrissi ha a disposizione Redaelli, Pellegrini, Visconti, Derrico, Del Padrone, Squillace e Marconi. Dirige l'incontro il signore Lanza della sezione di Michelino, coadiuvato da Drago di Agrigento ed Eminente di Legnano. Giornata freddissima, tipicamente autunnale, piove ormai da ieri, terreno di gioco infatti molto appesantito anche se pare in discrete condizioni. Pubblico che soggiora intorno alle 1500 unità, dato c'è il primo cartellino giallo all'indirizzo di Caidi, giocatore con la maglia numero 5 del Pavia, calcio di punizione Pavese, intercettato a centrocampo, nuovamente Tattini sul pallone. Tattini cambia tutto per l'intervento di Ferrini. Si fa vedere nuovamente il numero 8, filtra il pallone, lo scambio tra Del Sante e Ferretti, e passaggio con Ferretti alla 24 minuta, bella regolazione tra Ferretti e Del Sante. Ferretti ha ricevuto il pallone sulla destra con il tocco d'esterno di Del Sante, l'altra è diventata sotto la traversa. Pavia in vantaggio dunque al 24 minuto, la prima vera occasione capitata alla formazione casalinga. Si gioca il risultato dunque, il Como deve rincorrere, la partita si fa decisamente in salita per gli uomini di Carlo Garavaglia. Adesso si riprenderà a giocare, rete dunque di Andrea Ferretti al 24 minuto. Ha ricevuto il cartellino giallo nelle file del Pavia, calcio di punizione del quale si incarica Franco, siamo a circa 10 metri dal vertice basso dell'area di rigore, siamo sul settore di sinistra, c'è il fischio da parte di Lanza, in traversone di Franco, la palla in mezzo all'area di rigore, lo scappa da parte di Cozzolino, si è trovato in una posizione assolutamente libera da ogni marcatura. Il Como all'improvviso, in maniera piuttosto rocambolesca, giunge dunque il pareggio del Como con Cozzolino. Il capitano dunque risponde alla rete di Ferretti dopo soli 4 minuti. Il risultato è ora di 1-1, gol di Cozzolino. 34esimo, la partita ormai si è conclusa, l'arbitro probabilmente attende qualche secondo per poi fischiare la fine delle ostilità, partita come detto equilibrata, un pareggio che fa sicuramente bene al Como, che ha avuto anche le possibilità di una chance per portarsi in vantaggio, ma non vi è riuscito, l'arbitro ha fischiato la fine del match, 1-1, decidono i gol di Ferretti al 24esimo minuto dopo una bella triangolazione con Del Sante, poi Cozzolino ha pareggiato 4 minuti dopo raccogliendo nell'area, al limite dell'area piccola, un pallone buono deviato da un difensore.